Buongiorno ragazze, io sono Erika. Per chi non si ricordasse di me, faccio parte dell'amministrazione del gruppo Box Addicted e oggi siamo qua per fare l'unboxing della Single Swag. Sarò sincera con voi. Avevo già fatto un video di unboxing su questa box e mi sono resa conto riguardando il video che avevo qualcosa sulla maglia, quindi sto rigirando l'unboxing, ragazze, scusate. Per questo la box è aperta. Anyway, andiamo avanti. La Single Swag è... Single Swag è una box americana e ha due dimensioni. Potete scegliere fra due dimensioni, la box grande e la petite. La grande inserisce circa 7-8 prodotti all'interno, la piccola 4-5 prodotti. Il prezzo della grande è 40 euro, il prezzo della piccola invece 24 euro, al cui dovete aggiungere 9 euro di spedizione in entrambi i casi. È anche vero però che se siete interessati alla box, per l'acquisto della prima box potete utilizzare un referral del valore di 15 euro, quindi pagare la box grande anziché 40, 30, 25 e la box piccola anziché 25, 9 dollari, al quale comunque dovete aggiungere spese di spedizione. Quindi comunque la box grande vi verrà intorno ai 31 dollari e qualcosa, 31,90, mentre la piccola vi verrà intorno ai, mi ricordo, 24, 9 più 9, 18, forse intorno ai 17 dollari 80, una cosa del genere. Quindi forse 14 euro e neanche 30 euro la grande. Comunque, passiamo avanti. Nonostante sia americana, non rischiate di pagare la dogana quando prendete la single swag per il semplice fatto che sono abbastanza furbi da dichiarare che il valore degli oggetti all'interno sia di 1,90 dollari, quindi non superate il valore della dogana. Quindi loro qui in questo caso hanno dichiarato che il valore interno della box sia di 11,99 dollari. Capite il motivo per il quale non pagate la dogana? Comunque, let's dig in. La Single Swag è una swag. La Single Swag è una box particolare perché è una box particolare. Oddio, nel mio caso, perché ero abituata più che altro a prendere box di un certo tipo, beauty box. Questa nel mio caso la definisco come particolare perché è una box di lifestyle, quindi potete trovare all'interno diversi tipi di oggetti. In questo caso la box che mi è arrivata è la box di San Valentino, quella di febbraio. Abbiamo detto all'interno ci sono 8 oggetti ed è in qualche modo dedicata a San Valentino. Infatti il primo oggetto che tiriamo fuori è una spongella. La spongella il marchio Spongella è un marchio che Single Swag inserisce spesso all'interno delle loro box. Le spongella sono semplicemente delle spugne infuse di sapone o infuse di trattamenti. In questo caso ha la forma di un cuore, appunto a tema San Valentino, ed è disegnata per pulire, idratare, ringiovanire, ristorare every inch of your body. Ogni centimetro del vostro corpo, tutto in un unico, un trattamento tutto in un unico oggetto, de dermatologicamente testata, cruelty free e vegan friendly. Why not? Il secondo oggetto invece è del marchio. La spongella ha un valore di 20 dollari. Il valore totale degli oggetti all'interno della box è 211 dollari. Il valore invece del secondo oggetto, il valore di mercato del secondo oggetto invece è 28 dollari. Dirty Little Secret Cosmetic Lip Oil Duo. Quindi sono oli per le labbra, perfetti per ogni tipo di periodo, quindi col caldo e col freddo. Il loro compito è quello di idratare la vostra pelle, si sciolgono sulle vostre labbra lasciando come che dice? Shine, brillantezza iridescente per ore. All'interno ci sono, abbiamo detto, è un duo, quindi all'interno ci sono due oil, fragola e arancia. Fragola. Sa di caramelle la fragola. Andiamo con me.
Non lo so, non mi convince un po' sticky. Il sapore è buono e l'odore è buono. Mi costa poi perché sa di caramelle. Un po' appiccicoso, non so poi come si. Però in effetti sì, si sta sciogliendo. Vediamo. Resta appiccicoso, non lo so. Non sono convinta. Il terzo oggetto all'interno della box ha un valore invece di $15 ed è questo. Una cosa carina della singles bag è che spesso all'interno delle box inserisce libri molto carini che tendono all'empowerment della donna. In questo caso è un positivity kit. Qualche mese fa avevano un libro sul body positive. Vediamo cosa dice. Scritto by Lisa Curry, The Positivity Kit è disegnato per consegnare gioia, deliver joy, conforto e sorrisi dovunque tu ne abbia bisogno, quando tu ne abbia bisogno. Fa in modo che tu ti focalizzi sulle cose positive della vita. È un libro interattivo e è garantito che ti tiri su di morale anche se sei la persona più gloomy, giù di morale. Non ho una traduzione per gloomy, ma avete capito il senso. Poi cos'altro? Vediamo. $5 invece questa cioccolata. La Singles Bag inserisce spesso anche, non spesso, tutti i mesi, anche dolcetti, quindi se vi piace scoprire cose nuove, anche dolcetti dall'America, potrebbe fare per voi. Questo mese è messo la cioccolata dark, quindi cioccolata fondente. Piccolo tip, se siete a dieta, la cioccolata fondente potete mangiarla, un pochino, ma potete mangiarla. Non mi interessa perché non riesco a stare a dieta. Anzi, come va il vostro lockdown? Il mio benissimo, ho provato tutti i gusti di Pringles, li ho finiti oggi. Oggi penso di aver provato l'ultimo gusto di Pringles, era tipo una variante di panna acida e formaggio, però piccante. Comunque, torniamo alla box, ragazze. Il prossimo oggetto invece ha un valore di $38 ed è un olio per capelli è un prodotto per capelli all'olio di argan. Ed infuso con antiossidanti, vitamine che rendono i vostri capelli più brillanti. Lascia i vostri capelli nutriti, semplici da trattare, più morbidi, e fra i benefici di cui potrete giovare ci sono un cuoio capelluto più sano e una protezione dai danni relativi o causati dall'esposizione al caldo o dal colore dei vostri capelli. Scusate se ci metto un attimo a leggere, ma devo tradurre, fare in modo che abbia senso anche tradotto, quindi mi prende un attimo. Ancora, Feel Free Mineral Clay Beauty Mask del valore di $29. Questa, mi si è staccato il tappo. Questa maschera, abbiamo detto un valore di $29, pulisce, raffina la texture della pelle. Contiene liquirizia ed estratto di cacao. E le indicazioni d'uso sono: apply, lascia che si asciughi per 7 minuti e dopodiché sciacquala con acqua. Bellissimo, 7 minuti. Mi era mai capitato di trovare una maschera che vi dicesse di essere lasciata per 7 minuti? Io conosco, cioè a me è capitato da 5, 10, 15, però sono molto precisi, 7. Non lasciatele a 8, non lasciatele a 6. Cos'altro? Il mio cruccio. All'interno delle single swag ogni mese inseriscono anche dei gioiellini. Il prezzo dei gioiellini a mio avviso è alto. Il prezzo riportato dei gioiellini a mio avviso è alto, però è un mio personale, questo è
la case, è un mio personale punto di vista. Ad esempio questo gioiello di questo mese, il valore dichiarato del gioiello di questo mese è 58 dollari. Questo è il gioiello, è una collana molto carina e con un set di orecchini. Il gioiello del mese scorso invece era questo, che io comunque indosso perché ho trovato davvero 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 carino. Quindi i gioielli sono molto carini, secondo me il valore dichiarato è un attimo alto, però i gioielli sono davvero molto carini. Un set di 4 bracciali, era presente il mese scorso nel single swag. Questa è una collana di una lunghezza di 30 pollici, allungabile di 3 pollici, quindi 30 pollici dovrebbero essere 75 centimetri, composta da una pietra semi preziosa e poi un set di orecchini color oro. Sono questi, dico, gli orecchini. Secondo me sono molto molto carini. 58 euro mi pare un po' pricey, però ok. E ripeto, uno, non conosco il brand, due, comunque sono prezzi americani. Quindi il valore d'acquisto del dollaro rispetto al valore d'acquisto magari dell'euro è differente, quindi non mi permetto di giudicare in questo senso. Dico solo che io non lo acquisterei a quel prezzo. L'ultimo oggetto all'interno della single swag invece è questa placca. Questa placca all'interno può essere personalizzata così: Get It Girl e The Boss. Secondo me è un oggetto molto molto carino, sia da tenere in ufficio che da regalare. Io ad esempio lo regalerò ad una collega che non lo so, secondo me è l'incarnazione di questa, sapete quando vedete una cosa e pensate ah ok, devo prendergliela. Secondo me è la persona perfetta per avere questa placca. E questo è tutto, quindi ricapitolando: la placca sono molto carina, la collana secondo me è davvero molto molto carina, anche se appunto collane e orecchini, anche se appunto vabbè, il prezzo è, secondo me, non, io non spenderei quella cifra per quella collana e orecchini. Il duo di il duo di oli per labbra si è completamente assorbito, non è assolutamente sticky, che in italiano si dice appiccicoso, non è assolutamente appiccicoso, quindi ha bisogno di un po' di tempo, di un po' di calore per sciogliersi in questo caso sulla mano, sulle labbra. L'olio d'argan per capelli, la cioccolata fondente, la spongella, ragazzi ve lo assicuro sono profumatissime, oh. Pensavo che non si sentisse perché sono chiuse. Ok. Ah, mamma mia. Adesso questo è il mio prodotto preferito delle box. Ok. Ok. Scusate. E l'ultimo oggetto è il libro. È davvero un libro interattivo, sembra un libro per bambini, ragazze. Ah, è molto carino, sembra molto interessante, guardate. Davvero carino. Ah, non vedo l'ora di sentirmi giù di morale. Ok, la descrizione di questo libro dice questo. Questo non è un libro da guardare soltanto. È uno spazio creativo per te, dove puoi scrivere, disegnare, doodle over, fare questo tipo di disegnini, tagliare e incollare. Presto sarà un catalogo di tutto quello che ti fa sentire bene ed eccitata. Presto sarà una mappa fatta a mano che ti può guidare indietro alla felicità stessa ed a un dolce punto nella vita in ogni momento in cui tu ne abbia bisogno. La premessa è bellissima,
Colors that make me happy. Colors that make me happy. Ragazzi, è carinissimo, ma veramente. Si sente che sono siciliana? Penso di sì, penso che con quel veramente. Ok. No, bellissimo. Secondo me è anche una bellissima idea regalo. Dress the model in your favorite outfit to laze around in... Dice vestila con il tuo outfit preferito di quando sei a casa e non fai una mazza, non fai niente. Io ho un onesie bellissimo. Per chi non sapesse cos'è il onesie, è la tuta unica che mettete ai bambini appena nati col cappellino. Se avete presente quelle a forma di unicorno, quello è il mio outfit preferito per stare a casa. Però il mio ha un grande cuore qui centrale e le orecchie. Ok ragazze, dopo essermi resa ridicola vi saluto, un bacio a tutti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se l'unboxing vi è piaciuta, ciao!